brutto da dire, ma è ancora più difficile da fare, ma purtroppo per loro bene non dovete farlo. Non dovete assolutamente entrare in casa, assolutamente. Sono le ultime severe raccomandazioni rivolte alla decina di volontari che per conto del comune distribuiranno circa 2.700 volumi ai cittadini più anziani di Vicenza. Muniti di tesserino di riconoscimento, i ragazzi faranno una consegna porta a porta di un piccolo pacchetto, un vero e proprio omaggio pasquale. Un'iniziativa importante della Biblioteca Bertoliana che ci ha appunto dato la possibilità di donare in questo momento di grande difficoltà, soprattutto agli anziani che sono soli e sono solo in casa da tanti giorni, la possibilità di leggere anche un bel libro. È un segnale importante, soprattutto perché non dobbiamo dimenticarci di nessuno, soprattutto quelli che in questo momento sono in grave fragilità. Sono una selezione di libri d'arte, cultura e storia del Veneto, un modo per viaggiare quando non è possibile muoversi. Il libro non è un bene primario, non è un bene essenziale, ma in questo momento può essere un compagno importante soprattutto in momenti di solitudine, tutti quanti noi siamo costretti a casa e in qualche modo può colmare degli spazi emozionali.